Insomma, anche con questo evento, tutti quelli che sta promuovendo la fondazione, c'è una certezza: massima attenzione, ma la ripartenza è finalmente concreta. La ripartenza è concreta, è una ripartenza, speriamo, e soprattutto anche economica, e quindi non siamo voluti mancare in questo momento, perché, come dire, la scusa di fare qualche acquisto a saldo può diventare anche una scusa per visitare un museo o i luoghi di cultura di Arezzo. Quindi, insieme al primo rettore Pierluigi Rossi, viene aperto il Museo di Fraternita, e straordinariamente apriamo il Museo dell'Oro prima che sia interessato da dei lavori importanti che lo renderanno agli aretini completamente rinnovato. La bellezza, la cultura forse non salveranno il mondo, ma fanno bene all'anima, insomma, fanno bene a tornare a socializzare, a stare insieme. Allora, innanzitutto salveranno il mondo, io ne sono convinto. E, al di là delle battute, questa è una ripartenza, ripeto, anche di carattere culturale, e quindi era un momento importante per segnare un nuovo passo in città. Come fondazione abbiamo fatto il possibile e anche l'impossibile per darlo con gli spettacoli all'anfiteatro, ma come dicevo prima non volevamo mancare questa occasione in cui speriamo tanti aretini e non aretini saranno in città, potranno visitare il Museo dell'Oro e, notizia dell'ultimo minuto, anche la Galleria di Arte Moderna con la mostra di Beppe Fanfani.